Bentrovati qui su Double Trouble con me, Audrey, e torniamo con Children of Silent Town. Solo che devo dire la verità, mi sta piacendo particolarmente tanto. È particolare, quindi questo già attira la mia attenzione, e soprattutto i disegni, la grafica, l'ambientazione, tutto il level design, è tutto molto molto interessante e a tratti divertenti. Come potete sentire, sta passando un'ambulanza e ciubecca. Ma sei serio? Rieccoci. Scusate, ma forse l'avete visto, c'è stato un piccolo momento in cui il mio cane ha deciso di aiutare un'ambulanza che stava arrivando qui in zona. Come dicevo, il gioco è molto molto bello e mi sta intrigando, mi sta piacendo, voglio scoprire di più su questa foresta, sul perché questa piccola cittadina è costretta al silenzio e cosa sia successo. Quindi se vi interessa venite con me e andiamo a scoprirlo. Ci eravamo lasciati alle spalle il capitolo 2 e siamo entrati nel terzo capitolo. Per un veloce recap, praticamente nostra madre è andata a riconsegnare un cestino a una delle nostre vicine, solo che poi è diventata notte, siamo usciti fuori, nostro padre è corso per cercarlo, noi con nostro padre e nostra madre in questo momento sembrerebbe essere stata presa dalla foresta. Andiamo a vedere. Mamma cerca. Ma dove sei? Cerca. Non è sicuro, ok. Tu ci puoi stare. Ecco questo. Che ti aiuto? Autoctono. Salve. Dov'è la mamma? Lui dice. Lo sa. Sa chi è la mamma? Questa è casa nostra. Mi conosco i panni appesi da più o meno 4-5 giorni. Dietro le calze di nylon e le lenzuola. Chi c'è? Guarda, non proprio, vabbè. Non è proprio una cosa che farei, ma chiedi. Dov'è la mamma? E indicano il buco. Non guardi nell'abisso, poi l'abisso guarda dentro di te, ma vabbè, lasciamo stare queste cose. Mamma? Oh, ma coglioni. Presa malissimo. Le. Opla. Indica noi, ok. Un incubo, suppongo. Però è strano anche che Lucy abbia questi incubi che mostrano insomma queste cose. Mi dà un fastidio che dorma così, guardate, non capite. Cioè, per me è al contrario lei in questo momento così. Cos'è stato? È un incubo di merda. Però perché abbiamo questi incubi che sembrano fin troppo cioè, rimarcano fin troppo la realtà? Forse è stata solo la mia immaginazione. Ma c'è strabico. Almeno tu hai dormito bene, sì, il gatto. Grazie. Il gatto gli è rimpalladuto. Non riesco ancora a crederci. Mamma è sparita e credo sia anche colpa mia. Beh, non credo, cioè. Sì, vabbè, allora tua madre è un'adulta, cioè, che, cioè, se lo sai che non si esce dopo un certo orario, dove vai a portare sto cestino? Portaglielo, già detto nel video precedente, portaglielo il giorno dopo e gli dici: guarda, scusa, it's me da certa, non volevo rischiare, it's too risky, vaffanculo. No, dobbiamo andare a fare cose eroiche, il cestino di frutta. Strabico, così tante domande. Perché tua madre, le persone che spariscono non lasciano alcuna traccia, com'è possibile? Che siano ancora là fuori da qualche parte, può essere. Cosa ho visto quella sera? Perché non ha preso anche me? La verità è che io non so nulla. Eh beh, un po' alla Jon Snow. Ma qualcuno a villaggio dovrà pur sapere qualcosa. Sì, questa è una speranza vana. Oddio, poi c'è sempre il vecchio pazzo che nessuno ascolta. Strabico, ho deciso cosa fare, forse siamo noi. Voglio capire, farò delle domande in giro. Inizierò da papà. Beh, sì. È apertissimo tuo padre. Andiamo. Va bene. Il gatto viene con noi. Il gatto viene con noi. Papà non è in casa. E questa? Un figlio, ti ho lasciato su un'inquietante bambola, tra parentesi.
Buongiorno Lucio, oggi devo aiutare Tom al campo. Torno presto, vorrei che però non uscissi di casa da sola. Non preoccuparti per la cena, penso io a tutto. Ti voglio bene, papà. Questa bambola è per te, abbine cura. Mentre adesso il padre, cioè, verso la moglie, sarà iperprotettivo con la piccola. Così morbida, mamma. Papà non c'è e non ho il permesso di uscire. Strapico, vediamo che devo rimandare le nostre indagini. Sì, ma adesso tuo padre te fa uscire manco per sbaglio, manco per prendere l'aria. Perché giustamente c'è qualcuno alla porta. Bussano a questa ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ah, è quella che doveva ricevere sto famoso cesto che l'aveva usato per la verdura. Ciao tesoro, come ti senti? Mia madre è deficiente, ma pure tu. Questo cesto la sera. Scusami, che domanda sciocca. Io ecco. Non restare lì, vieni, guarda cosa ho portato. Signora, se mi ha portato il cesto, la uccido, cioè. Biscotti ancora caldi. Oh, possiamo parlare. Però ti piacciono. Vabbè, non mi ridà mia madre, ma. Dov'è tuo padre? Sam di mamma, non è in casa. Capisco, sai quando torna? Ora, non ci sono i cellulari, non è un po' una situazione ostica. Sono davvero dispiaciuta, tesoro. Deve essere così dura per voi da quando tua madre non c'è più. Passate 24 ore, cioè non è che. Ricordo ancora la sera in cui è scomparsa. Credo siano passate 24 ore a questo punto, perché sta parlando come fosse passati mesi. Volevo proprio parlare con tuo padre di quello che è successo. Perché tu eri lì. Per caso l'hai visto mia madre quella sera? Come? No, no, io quella notte non ho visto proprio nessuno. Cioè, mia madre è arrivata a casa di questa a 100 metri, eh. E che credo stesse venendo da lei, era uscita per restituirle il cesto, cioè una furbizia per la madre. Il cesto, certo, quello l'ho ritrovato davanti casa. Ah, però sono mostri gentili. Rapiscono la madre, però il cesto lo riportano. Il cesto è la priorità del paese. Papà non tornerà tanto presto, se vuole aspettarlo qui, noi intanto possiamo parlare. Io vorrei chiedere tante cose su. Oh, ma che bella bambola che è lì! Un regalo di papà! Ma che certo, che bel pensiero! Ma mio padre cosa fa per vivere? Perché non vai a giocare con la tua nuova bambola? Resto qui ad aspettare il suo rientro. Lei si sta già insinuando in famiglia, non ho capito. Ma io volevo. Sai cosa? Mi è venuta una bellissima idea. Un tè è ideale con questi biscotti. Prepara un bel tè da brava. Pure, cioè, padrone, esci fuori. Cioè, sei venuto in casa mia, rompi anche i coglioni. Cioè, io. Vabbè, insomma. Portiamo sui biscotti, non si sa mai. Facciamo sto cazzo di tè. Dov'è? Come. Sì, aspetta, ok. Pentolino. L'acqua. Avevo qualcosa, non c'era l'acqua. Sai che ho bisogno d'acqua, devo usare per cucinare. Ah, ok, sì, vero. Riempiamo il pentolino, ok. E ovviamente, mettiamo qua. Bene, il fuoco è già acceso. Sì, vabbè, pure io. Però le foglie del tè le ha portate lei? Dove avrà messo il tè, papà? Qua, dai, no. Ah, sapete cosa? Qui, no. Ok, signora, un attimo che cerco di scoprire dov'è il tè in casa mia perché è una situazione un po'. No, 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 no. Che disastro, cosa è successo qui? Tutte le etichette delle spezie sono strappate, non si capisce più niente. Vabbè, famose. No. Come si gioca? Vabbè, sì, le berbe, le berbe quali sono? Perché questo? A posto, grande. Ok. Ah, devo trascinarlo qua, ok. Col pad è un po' più ostica. Allora, allora, decidiamo che la compagnia delle spezie qua va. Signora, veramente, devo riuscire a far quadrare. Non sono brava in questo tipo di cose. Allora, quello giù lì, cominciamo con quello che sembra può essere più semplice, perché piatto lì e c'ha due. Scopriamo che non è quello più semplice. Questo tipo. No, vabbè, palesemente non è lui, però io lo forzerò ad entrare qui. No, ma in realtà è lui. Sembro scema, però lo sono, ma non tanto. L'etichetta mi sembra un po' più scura delle altre, quindi c'è quella frastagliata lì che sei tu. Eh no, perché non ti poni nel giusto modo. Sei tu? No. Sei forse tu? No.
Minchia, tosto questo se non sei avvezzo a questo tipo di cose. Sto andando per colori, ma ho come il terrore che... A parte che potresti essere tu per quel che ne so... No, vabbè, presentatelo. Mettiti qua di nuovo, per favore, non mi... Sono un po' per colori e anche per la fantasia che c'è su, effettivamente. Ragazzi, probabilmente, ve lo dico subito, velocizzerò questa cosa perché non sarà veloce. No, voglio questo. E no, non c'è un cazzo. Sì, aspetta, fermati. Ecco, è lui. Bene, adesso le cose si complicano perché... C'è quell'ondina lì. Sei tu? Eh no, ma tu sei qua, mi sa. Ma ha detto perché ti vola via. Vai qui, forse, no? Esce da un fischio a caso, completamente a caso, ma va bene. E sapete cos'è? È difficile perché, almeno per me, poi magari mi direte: no, ma a me è stata una cagata. Buon per voi, mi fa piacere. Perché le frastagliature sono molto molto particolari. Vabbè, ragazzi, vediamo a cosa ho finito, perché sennò qua è una tragedia. Allora, dopo un po' ho attivato il mio superpotere, Hyperfocus, e sono riuscita. Enigma gratuitamente difficile per chi magari non è molto avvezzo con le forme. Perché dico gratuitamente difficile? Perché insomma si poteva anche fare, cioè sono pezzetti veramente piccoli che tu bestemmi la Madonna. E come non è chiaramente successo off camera. E siamo riusciti finalmente a tirar giù sti benedette etichette. Prendiamo questo tè, che mica sarà. Ora distingo il tè dal peperoncino, sarebbe stato interessante. Però sì, cominciamo che le bestemmie sono volate. L'acqua sta bollendo, ora c'è un momento. Voglia di bollire. Però voglia di biscotti, sì, guarda, questa cosa mi mette una cosa. Allora, l'acqua calda ce l'abbiamo, scotta, va bene. Come la... Non mi ricordo come si combinava con X, quindi ne facciamo tè. Tè. Il potere del ottieni tè. Sono già in una comoda cazzetta. Grazie tesoro. Ma fai come se fosse a casa tua. Proprio... Oh, che buono. È sbloccato. Non è uguale a quello di tuo padre, ma hai un'ottima mano, tesoro. Come sono grande, so cavarmela. Vero, vero, non sei più una bambina. Oh, come crescono in fretta. No, ma lei perde abusivamente. Non mi puoi dire quello che vuoi dire a papà. Oh, beh, ma perché non vai a giocare, Lucy? Oggi è una bellissima giornata. Io ho il diritto di sapere. Questa casa non è l'albergo, sotto il mio tetto. Vai, diglielo un po'. Io soggiorno il tuo tè mentre aspetto tuo padre, fai la brava. A parte che se ci mettiamo sulle scale senti molto quello che dicono, quindi niente da fare, non è bastata cominciare, devo trovare un altro modo. Aspettare che arrivi a papà e metterci a origliare, non è... vediamo i suoi biscotti, non credo che la convinca questa cosa. Io la vuoi dei prosciutti? Non dubbio, vegetariana. E allora, parliamo con Strabico. È proprio un pasticcio. Questo è? Ah, è carino di mamma. Sì, no, scusa, non volevo ricaricare. Ah, che io sappia, nella mia stanza non c'è una beata minchia che ci possa aiutare. Papà non vuole che esca. Beh, per una volta l'ascoltiamo, a sto padre, succede mai. Usiamo l'attizzatoio, che potrebbe essere un... Magari non dobbiamo cominciare. Aspetta, cosa ha detto? Anche se è un po' tonta, non riesco a scoprire cosa nasconde. La grande considerazione della... signora, vuoi la bambola? No, con i biscotti, tesoro. No, questo ce lo fa. Io ci proverei. No, vabbè, ci ho provato. Vediamo se abbiamo qualcosa su che possa convincerla a dirci qualcosa, ma... Dubito. Il mistero è qua, perché... Vabbè. Ok, analizzato. Rabico, ok.
come sempre, questa è una cosa che ho già detto, il gioco ovviamente ti mette tanta difficoltà che devi ragionare, tutto il resto, se già andare un po' più di fretta. Risponde sempre, è l'ora di ieri a quest'ora. Che simpatico. E loro, puffo, l'orologio segna proprio quell'ora. Beh, sai. No, no, la cuccia di strada in congelamento. Io andrei per una sportellata, però non è detto che sia funzionale. Anzi, probabilmente non lo sarà. Lattizzatoio usandolo contro. E l'unica cosa che mi viene in mente è che io dimentico sempre questa benedetta feature del gioco e attivarle un ricordo. Due ragazzine che giocano. Amiche da bambine, al suo villaggio, magari sono cresciute insieme. Ci può essere. E la Madonna. Ma in realtà, no, lì è bloccato. Quindi, noi se partiamo da lì, in realtà potrebbe essere più semplice di quello che si pensi. Lo facciamo così. Andiamo qui. Andiamo qui. Sì, ciao, cuore. Io così. Perché non va? Oh. Sorry. Ah, perché devo passare più volte? Mi sono bastardo. Vorrei un po'. Oh, ma... no. Eh sì, e no. Oggettualmente ci sta, ma c'è un problema no. Maybe non devo partire da qua. No. Porca! Molto carina questa feature, dopo la terza volta no, lo dico. Però si sa, io non sono quella paziente dei double, cioè dei double trap. Quello paziente è Sasha. Guarda che forse... No, è una cagata questa feature. No, perché ho pensato, andiamo di qua. Facciamo un giro largo, però... Andiamo. Che cazzo di autostrada ho fatto? Salerno Reggio Calabria, ho tirato giù. Ragazzi, abbiamo fatta, ma non è stato semplice, ve lo giuro. Ripeto, molto molto, cioè carina questa dinamica del cucire il ricordo, ma non mi convince. Praticamente qua stanno giocando con la palla, lei piange, lei riporta la palla, sono di nuovo con te, la piange ancora, perché si è spaventata, forse che l'amica è andata nel... Cosa cazzo? No, mi sono ricordata invece... vedi, quando era piccola con la madre, sicuro, era molto spericolata da giovane, vabbè, si vede anche una che non segue tantissimo le regole. Una volta la palla finì nella foresta e lei fu così audace da andarla a recuperare da sola. Ci pensi, fin dentro la foresta. Non aveva proprio paura lei di loro. Oh, ma avrebbe dovuto. Ho avuto l'impressione che ultimamente la osservassero. Quanto c'era la sua migliore amica. Oh no, mi avranno visto con tua madre così spesso che... Un momento, di che sta parlando? Lucy, Lucy tesoro, tu... Io quello dimostri vero, non ti avvicini alla foresta, giusto? Non devi mai farlo. Loro ti vedono quando lo fai. E se ora tua madre è stata presa, avranno gli occhi su di noi. Non ti avvicinare alla foresta, Lucy. Mi è venuto in mente dove potrebbe essere mio padre, riesco a cercarlo. Oh sì, cara, va bene. Se tu stai a casa, fai, fai. La signora Olivia mi ha fatto paura. Non importa, mi arrendo, voglio capire cosa è successo alla mamma. Farò domande e prenderò appunti. Gli scriverò. Sì, sul biglietto di papà. L'indagine è cominciata. Vabbè, quindi... Oh, ciao, Puzzone. Ciao, Koal.
Cosa c'è? Sei mi depresso oggi? Questo cappello? Allora, va. Cosa c'è? Vuoi che lo prenda? Tranquillo, non te lo porto via se non vuoi. Deve essere caduto a falegname. Lei chi è, scusi? Perché si trova nelle prese? Tengo in forma con un po' di lavoro. I tubi. Sono i tubi? Oh, esatto, era un idraulico, sai? Ho risposto al grido di dolore di questi poveri tubi. Beh, ottimo, in effetti questa fontanella non arriva acqua da parecchio tempo. Tranquilla, bambina, quando avrò finito qui avrai tutta l'acqua che vuoi. E certo, ci mancherebbe, grazie, buon lavoro, bella per lei, ciao. Papà ha detto che aiutava Tom nei campi. Cusino. Vabbè, bella, bella tulera. Salve, tu sei la figlia di... Di chi sei figlio tu? La figlia di... Disturbo se le faccio qualche domanda? All'altra età dovresti pensare a giocare, le domande lasciali agli adulti, cara. Signora, io la picchio. Non è vero, non si toccano gli anziani, non si toccano i bambini, non si tocca la violenza brutta. La foresta è molto pericolosa, non ci andrei mai, ma mi chiedevo come fate esattamente? Cielo, questo chiedo ai bambini al giorno d'oggi? Se conosco, sono più al sicuro. Cara, non è bene coltivare certe curiosità. Vedi l'ignoranza. Non scoprire, non fare, perché così non sai. Vaffanculo. Cioè. In questo viaggio tutta la vita è sempre stato così, non ti serve sapere altro. Hai visto mostri? Non si parla di queste cose. Vabbè, abbiamo chiesto papà la più stronza del corollario. Non sta bene, bambina prende in giro a portare le persone riempiendo di domande. Non sei l'unica a cui sparito qualcuno di caro. È successo anche a lei? Beh, questa, per l'appunto, è una domanda impertinente. Vabbè, puoi dire anche sì o no, cioè, minchia. Le regole ci proteggono, chi le infrange è perduto per sempre. Col tempo l'accetterai. È vero, mia madre non ha fatto niente di male. Sciocca ragazzina, non alzare la voce. Mi chiamo, ti tiro un urlo, ti faccio venire prima. Con voi, vabbè, abbiamo parlato veramente con la madre. Voilà. L'idea delle regole, ok, ma rimanere nell'ignoranza ti porta poi a rischiare perché sì, Olivia è ancora a casa nostra, abusivissima. L'ignoranza ti porta a rischiare. Conoscere il tuo nemico ti aiuta a prevenire, aiutarti, salvarti, insomma. Allora, lei che ha una testa di un colore che è preoccupante, quella ragazzina non ci sta proprio. Così posso... Punto. Beh, io mi farei controllare quella testa. Ciao Ciccia, ciao Sanni. Ciao Lucy, c'è chi altri sono tutti alla panchina a giocare. E tu che stai facendo? Mamma mi ha chiesto di potare le piante, stanno crescendo troppo. Ti diverti? Penso di no. E invece? Allora, prima dovere e poi altro dovere. Tu come mai sei in giro? Niente, ho perso mia madre, mio padre fa i cazzi suoi, io ormai sono una bandata. Sto facendo un'indagine, ti faccio qualche domanda. Cioè, ma che cazzo ne sa lei? Ho saputo, mi dispiace molto, come stai? Così, così. Nella mia famiglia non è sparito nessuno, non so cosa provi. Carina, però. Poi Lucy, cosa c'è? Io ti conosco, tu sei coraggiosa, però non provare ad andare a cercarla nella foresta. Vabbè. Ovvio che lo faremo. Beh, lei dice giustamente, non ti preoccupare, lo farò. Scherza. Hai notato anche tu? Sì, ma sicuro che faccio il nostro bene, non farci preoccupare. Ecco, io non camperei in questo villaggio, io non ce la farei a non sapere perché tutte queste regole, non sapere che tutte queste cose. Io sarei già stata presa da boh. Lei sa le cose che sappiamo noi, cioè questa segue le regole, ma che vuoi che sappia? Con tutto il bene. La notte in cui mia madre, davvero, ha avuto paura? Beh, sicuramente non l'ho vissuta bene. L'ho visto solo un attimo e sono scappata subito, però ricordo il suo manto bianco e il suo ruggito. Deve essere stato orribile. Ma guarda, non dovrei raccontarlo a nessuno. Gli, allu gli, vabbè, gli adulti giustamente hanno paura. Non mi ha inseguito. Posso solo immaginare la reazione, mi fido degli altri. Abbiamo troppa paura. E state ripetendo le stesse cose. Come è stata nella foresta? Figuriamoci, io già sarebbe se fosse andata per cena. Immagino che sia stata a fare, giustamente. Nemmeno io ci sono mai stata. Vabbè, ma in teoria non ci dovete andare.
L'unico che può andarci è il falegname. Ah, è vero, per la legna. Però lei giustamente dice... Ah, questa dice, quello mi sta guardando male, faccio a farla a te. Tranquilla, Sani, mo ci vado io. Finiamo di litigare del tutto. Ah, questo è il mio ex fioraio, capito? Sta rosicà perché Sani sta tagliando male le piante. Lei adesso presa malissimo, giustamente. Perché l'ha maltrattatissimo. Queste aiole invece sembrano molto belle. Questo ho bisogno un po' d'acqua. Acqua? Foglie secche, rami marci, vanno puliti, il terreno è duro, è selva, non è una aiuola. Ma quindi lei è un giardiniere? Giardiniere io? Giovane, non capite proprio nulla. Che simpatico. Vorrei approfittare per fare qualche domanda sul villaggio. Dove hai imparato come si curano i fiori? Una volta? Beh, però anche meno stronzo, eh. Non sei neanche questo? No, intanto ci ha mandato di persona. Vuole i bambini come te, lasciami in pace. Minchia, lei è proprio una simpatia. Vediamo se ci fa fare la cantata dei pastori. E ci tocca sbloccare il ricordo dell'anziano quando era giovane ed era giardiniere. Speriamo che non siano bottoni difficili, ragazzi, perché veramente mi metto a piangere. Vai. No, beh, forse è meno difficile quello che si pensi. Ricordo del vecchio è stato più facile, dai, pensavo peggio. Qui da bambino, suppongo, quando poi ha imparato a... Vediamo. Gli è presa bene con i fiori e ha imparato a prendersene cura. Una volta questo posto era pieno di fiori di Tibiscus. Come sono fatti? Non li ho messi in giro perché nessuno li coltiva più. Blu cobalto dai petali larghi. L'ho già messo in giro. Ok, ragazzi, il gioco ha salvato. Effettivamente stiamo portando avanti questa indagine. Ovviamente il nostro padre ci ha detto di non uscire. Noi siamo usciti perché Olivia è venuta lì a casa, una presenza inquietante. Insomma, questa già abusivamente si è messa in casa, capito? Prova a fare mamma. Un po' inquietante. E, ripeto, molto, molto del mio tempo è andato a quel paese con i vari enigmi. Quello del tè, ragazzi, è una tragedia. E, carina la dinamica dei bottoni, dei ricordi da ricucire. Però alla lunga diventa un po' pesantina, sono sincera. Cioè è bello all'inizio, ma secondo me avrei cambiato un po'. Sì che tu dici lo faccio più difficile, però boh, avrei cambiato qualcosina, non lo so. Poi è ovvio che ogni gioco ha le sue dinamiche, restano quelle, non è che stai lì a stravolgere. Avrei boh, fatto qualcos'altro, non lo so, magari una cucitura di una donna, non lo so. Però rimane comunque sempre molto piacevole. Frustrante per alcuni versi, ma molto piacevole. Io direi che qui ci possiamo salutare. Lo so, non ho finito il capitolo, ma prevedo che questo capitolo sia un po' più lungo, quindi preferisco spezzettarlo, visto che abbiamo da interrogare molta gente qui nel paese. Già vediamo che i vecchi sono di una simpatia, ragazzi, che è proprio levati. E la nostra amica Sunny è terrorizzata, quindi sta sotto lo schiaffo, non parla, ma probabilmente non sa molto più altro rispetto a noi. Il mistero continua a infittirsi perché Olivia ci ha detto tua madre la osservavano perché lei è sempre stata un po' libertina. Ora hanno preso di mira noi perché siamo vicini a lei. Noi, per ovvi motivi, siamo usciti da lei più vicini di così. Tutte queste domande probabilmente avranno risposta nel prossimo episodio di Children of Silent Town. Per adesso, quindi, ci fermiamo su questo vecchietto che ci sta trattando con i guanti. Un bijou. Tipo, tu che cosa ne sai cos'era la guerra? E direi che ci possiamo salutare. Vi ricordo sempre che se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo, ci aiutate a crescere e commentate di quello che... Magari lo sapete già,
Ma di quello che pensate che sia tutto sta imbaradando sta foresta e questi mostri, cosa succede? Perché? Chi sono? Come mai? In descrizione ovviamente trovate tutti i link ai nostri social principali, quali TikTok, Twitch e Instagram. Io con questo vi saluto e ci vediamo ovviamente con i prossimi video in programmazione qui sul canale Double Travel. Ciao bimbi!